14 immobili tra appartamenti, ville e locali commerciali confiscati alla criminalità organizzata e da riutilizzare per fini sociali. Sono l'oggetto del progetto di valorizzazione Legalità e Cultura dell'Etica, beni confiscati alla criminalità organizzata, realizzato dagli studenti dell'Istituto Tecnico per Geometri della Porta Porzio, grazie alla convenzione tra l'Istituto ed il Comune di Napoli. Bene, i ragazzi hanno lavorato moltissimo perché ci hanno creduto fino in fondo, anche perché è nostro compito già da diversi anni instillare in loro il concetto di legalità e quindi avere l'opportunità di poter operare in maniera così fattiva, in maniera così concreta, lontana quindi da ciò che viene teorizzato normalmente in classe, è stata per loro una grande esperienza. E sono molto emozionati perché hanno anche assistito a diversi interventi all'inizio dell'anno portati avanti anche da giudici tutelari, giudici minorili, esperti proprio beni confiscati alla Camorra, e quindi sono veramente preparati e ci hanno creduto fino in fondo. Dei progetti per la rivalutazione di questi beni che sono stati confiscati alla Camorra. La convenzione si inserisce nell'ambito di un percorso di formazione finalizzato alla redazione di una scheda tecnica per ognuno degli immobili confiscati da parte degli studenti che hanno effettuato numerosi sopralluoghi tecnici e partecipato ad una serie di lezioni. Diverse le destinazioni d'uso previste per i beni confiscati, che nei prossimi mesi saranno messi a bando ed affidati alle associazioni che ne faranno richiesta. I beni saranno infatti trasformati in case accoglienza per persone vittime di violenza, sia donne che minori a rischio, case di accoglienza per persone fragili con disabilità mentale, laboratori di arti e mestieri e locali espositivi per tramandare l'artigianato napoletano antico ai giovani. Il progetto è stato presentato nella sala giunta di Palazzo San Giacomo alla presenza dell'assessore alla legalità Antonio De Jesu e della dirigente della Porta Porzio Alessandra Guida. Questa è una bellissima sinergia tra l'Istituto della Porta Tecnico e l'amministrazione comunale. È vero, noi dobbiamo ringraziare la scuola, i docenti, i ragazzi, perché sono consapevoli e ne sono orgogliosi di partecipare e di contribuire a darci una mano nella gestione dei beni confiscati. Sapete che la dimensione dei beni confiscati è una dimensione importante, ha una grande valenza sociale, ma per gestire i beni confiscati abbiamo bisogno di procedure tecniche, di valutazione del singolo, fare un vero e proprio fascicolo del bene confiscato per poi valutare la destinazione d'uso per fini sociali. Noi scontiamo, almeno fino all'ingresso dei nuovi dipendenti, un po' delle carenze tecniche, pochi tecnici e molti sopralluoghi da fare, per cui ho colto l'opportunità che l'Istituto della Porta ci ha dato e che la norma, la disciplina sulla collaborazione scuola-lavoro ci consente, per cui abbiamo firmato una convenzione. I ragazzi sono stati entusiasti di partecipare a un progetto che li vede protagonisti e l'amministrazione comunale li ringrazia per questo grande contributo che ci hanno dato. Hanno fatto un lavoro veramente eccellente con i loro docenti e siamo veramente onorati, e questo progetto lo replicheremo l'anno prossimo.